motore boxer 2000 da 126 cavalli, affidabilissima ed efficientissima iniezione Bosch, servofreno e potenti freni a disco su tutte e quattro le ruote, un praticissimo servosterzo che non compromette la precisione di guida, cambio sportivo a 5 marce, assetto confortevole, 4 posti comodi, un ottimo bagagliaio e la sicurezza della trazione anteriore. Sulla carta non le dareste più di 20 anni, eppure questa signora qui di anni ne ha più del doppio. '46 per l'esattezza sono gli anni di questo esemplare, che porta magnificamente, merito dei pochi proprietari e merito dei pochi chilometri percorsi, ma merito soprattutto dell'alta qualità costruttiva di un marchio leggendario, quello della Lancia, la vera Lancia. Se non dovesse bastare la raffinata impostazione meccanica della vettura, volete che vi dia un insignificante esempio dell'accuratezza costruttiva di questo marchio? Vedete, le auto moderne per sollevare il cofano hanno dei piccoli ammortizzatori oppure un'asticella da muovere a mano. La 2000 Coupé le aveva entrambe. Piccoli, forse insignificanti particolari, ma che svelano le nobili intenzioni di un marchio che costruiva vetture che durassero nel tempo. E ad oggi possiamo affermare che ci sono riusciti. È un'auto da più sfaccettature, ma non fraintendete, non da doppia personalità. Quella fortunatamente è sempre solo una. Puoi fare un viaggio di 1000 chilometri nel comfort di una berlina moderna, oppure gustarti tornanti su tre ruote snocciolando lo ZF ascoltando il rombo metallico dei 6000 giri al minuto del boxer. Il tutto mantenendo sempre quella delicata efficienza, quell'impeccabile precisione che non tradisce neanche nella guida più aggressiva, quell'impronta distintiva ed inimitabile del vero stile Lancia.